ricordi particolari. Il corso di Ennio De Giorgi, un matematico, diciamo, mondiale, poi in quegli anni De Giorgi era forse veramente il più grande matematico europeo sicuramente, cioè, aveva fatto delle cose nel 68 in particolare. Prima che noi arrivassimo, delle cose che poi dopo io capii da laureato, da ricercatore di matematica, forse il massimo della sua carriera di ricercatore. E lui fece invece un corso alla scuola normale estremamente semplice, o meglio, apparentemente semplice. Noi che venivamo da una università in cui avevamo dei corsi difficilissimi, allora era un tempo strano, no? Corsi molto difficili, alla scuola normale noi normalisti trovavamo dei corsi, ci sembravano molto banali. E solo col tempo capimmo che dietro quella apparente semplicità c'era una profondità che abbiamo imparato ad apprezzare. Io ancora oggi conservo le dispense di quei corsi perché c'erano dentro delle piccole idee elementari ma profonde che erano tipiche di De Giorgi.